siamo lasciati con questi tre giocatori che Tiziano Crudeli ha insomma prospettato possano arrivare a gennaio. Cerchiamo di capire da Alberto Gianbruno se i nomi tornano, no? Non so, vediamo, vediamo. Chiaramente essere messo di fronte Tiziano non so se i miei nomi cozzeranno con le sue informazioni. Vabbè, però tu sei addetto ai lavori, io il mio è sentito dire, però quello che, che sta insomma arrivando in queste settimane, quello che potrebbe fare il Milan nei prossimi mesi, soprattutto a gennaio, è rinforzare, o almeno vorrebbe farlo, il reparto di difesa e quello d'attacco, anche perché insomma si è visto Giroud quando è in forma non fa altro che segnare, o come è successo a Lecce si è fatto buttare fuori. Ci sono dei numeri per quanto riguarda la difesa. Uno è quello di Kelly del Bournemouth, andiamo in Premier League, difensore che classe 98, scadenza giugno. Però adesso c'è una situazione particolare, perché di solito uno potrebbe pensare scade a giugno, a gennaio il club di appartenenza lo può smollare anche con pagando una piccola cifra. Invece da quello che arriva dall'Inghilterra, il Bournemouth, che attualmente è sedicesimo, quindi ha più 4 sulla zona retrocessione, pur di non perderlo, si accontenta di farlo andare via zero a scadenza, perché comunque è un giocatore che è molto importante per la squadra che lotterà fino all'ultima giornata, loro sperano per salvarsi in Premier League, piuttosto che mandarlo fuori e privare la squadra di questo elemento. Ci sono altri 2/3 nomi per la difesa, uno è quello di Koulirakis del PAOK, quindi andiamo in Grecia, valutazione di 15 milioni, e poi c'è la sorpresissima Girona in Spagna con Martinez, rivelazione, 20 anni, Girona che sta facendo bene, primo in classifica, è uno di quei club nell'orbita del Manchester City, sta facendo molto bene contro ogni aspettativa, e c'è questo difensore classe 2003 che insomma ha attirato il Milan. Oppure c'è l'idea low cost, che è quella di Kivior dell'Arsenal, ex Spezia, che aveva fatto parlare di sé perché proprio l'anno scorso aveva con circa 30 milioni di euro rappresentato una grandissima plusvalenza lì in Liguria. Ma a proposito di 30 milioni di euro, ci spostiamo in attacco, perché il nome più forte, vuoi, ti piace che andiamo in attacco? Sì, perché poi no, è vero che il difensore è importantissimo, ma il Milan manca disperatamente, no, ed è evidente questo, il non vice è causa Giro. Infortuni eccetera, c'è il vice Giro. Allora, il vice Giro. C'è il nome un po' più arrivabile adesso, che è quello di Acor Adam del Montpellier, 7 gol in 11 partite, classe 2000, e lì potresti anche far qualcosa per arrivarci già a gennaio, anche perché quello che sta impazzando sui social è: dai una possibilità a Camarda, che fa benissimo con la primavera, chissà che Pioli non lo butti nel calderone, quantomeno in rosa della prima squadra. Però il nome forte, ma in quel caso andiamo a giugno, probabilmente. Bruno, non avere reticenze, vai, chi è il nome? È Jonathan forte? David del Lille, in quel caso Lille ha detto no a gennaio, ecco. La valutazione è di circa 35 milioni di euro per il classe 2000, oramai Taremi sembra un ricordo. Se non lo prendi a gennaio, lo prendi in estate, varrà 20, almeno un po' meno. Secondo me 25. Una decina di milioni in più, perché Jonathan David è un giocatore estremamente interessante. Ah, cioè cresce. Secondo me sì, perché è un giocatore in eterno miglioramento. Però il problema è molto bravo adesso. Molto. Ma in scadenza con lui quando, Gianbruno? Cioè non è in scadenza, quindi non si deprezzerebbe, ma ha ragione. Ragazzo andrebbe ad aumentare, visto che è bravo. Me lo dici, Tiziano, cosa di tutto questo problema, che abbiamo detto? Il problema principale è adesso, non quello che succederà a giugno. Quindi ancora c'è un po' perché di tempo. Il Milan ha come imperativo categorico, Milan Società e Compagnia Bella, di arrivare nelle prime quattro, arrivare in Champions League, per una questione economica di ricavi, certo. Perché altrimenti, c'è un altrimenti è una scoppola non indifferente. Quindi al di là dello scudetto, lo scudetto eccetera, quello che è sicurissimo è che il Milan punta quantomeno ad arrivare nelle prime quattro. Per arrivare nelle prime quattro deve necessariamente rinforzare l'organico. No, mi hai già detto Gianbruno, ha l'intenzione di acquistare, anche se non spenderà delle cifre folli, allo però, stato attuale, ma due difensori folli. Un attaccante, Tiziano, un attaccante, di... un difensore e un centrocampista. E un centrocampista.
Ah, ok, ok, giusto, uno per ruolo. Giovanni, siamo, no, siamo andare ad analizzare aspetta, la bordata di Bennasera a Cialanoglu. Visto che siamo in diretta, diamo una notizia per chi a chi piace il tennis, visto che domani c'è la finale di Sinner a Torino. Alcaraz affronterà Djokovic, che si è sbarazzato in due set di Alcaraz. E vai, sono contenta. Non abbiamo visto neanche un Djokovic così eccezionale. Io invece volevo dire, fare una domanda al Gianbruno. Tutti questi giocatori, no, che ha citato adesso Gianbruno, però mi sembra aver capito che sono tutti giocatori abbastanza giovani che comunque stanno facendo bene le proprie squadre. Ma a gennaio, dato che Tiziano ha detto giustamente a noi ci serve adesso, a gennaio ti danno questi giocatori che nelle proprie società su 11 partite ha fatto 7 gol? Ha dimostrato comunque nel campionato italiano di saperci stare. È chiaro che Kivior dell'Arsenal, se te li danno ma l'Arsenal, io sto dicendo non sto dicendo che non ci stanno qua, sto dicendo ma queste squadre si privano a gennaio, di questi giocatori, dato che abbiamo visto che io non mi ricordo un nome importante a gennaio fatto, non del Milan, parlo in generale, Vlahovic, c'è il mercato Vlahovic, sì, ma Vlahovic tu Franco lo sai meglio di me, l'avevi già fatto l'anno prima, eri già d'accordo prima, sì, però già però lo porti a gennaio, sì, ma tu Franco, tu l'hai portato a gennaio perché la Juve con la Fiorentina era già d'accordo a giugno. Non con la Fiorentina, scusa, ma comunque ti sto dicendo che era già d'accordo. Ma allora, il mercato di gennaio è ovvio che sia low cost. Questi giocatori che ha citato lui, sono tutti giocatori che stanno facendo non bene di più. Però poi può succedere di tutto. Dipende che io ti chiedo, porti. Le squadre che ce l'hanno te lo danno a gennaio? Dipende che offerta porti, Giacomo. Beh, secondo me non tutti, ma magari un giocatore sono trattative in essere. Sono trattative in essere e in via di definizione. Poi da qui avere l'ok, certo. Poi dipende anche dal Milan quanto può spendere. Io non questo è evidente. Certo, ma infatti l'offerta è quella del Milan. Poi dipende andiamo su Bennasera. No, Milan può spendere. L'ho detto anche prima, il Milan deve risolvere il problema. Fare degli investimenti onerosissimi. No, ma giustamente Franco ha detto l'offerta del Milan, ho capito, ma la richiesta è la mia, perché sono io che ti do il giocatore. Ho capito, ma siccome non esce oggi per fare la trattativa, è una trattativa in essere, impostata, che in fase di definizione è addirittura d'arrivo, quindi anche l'entità economica è già stata, non dico concordata, ma quasi. Ma il nome, allora, uno dei nomi che faceva Gianbruno, dici? Sì, uno dei giocatori del Bologna, la squadra lo vuole tenere almeno fino a giugno per cercare di salvarsi, dunque probabilmente difficilmente lo troverà. Il problema è tecnico di una squadra inglese, però, di un club ricco che può permettersi lo perdo anche a zero. Ricordiamo che il bilancio del Milan è più 6 milioni. Allora è d'accordo. È l'unico bilancio inattivo della Serie A. Però Milan deve risolvere il problema. Tra le altre le dice Giroud subito a gennaio. Subito, Non so quanti possono arrivare. Che quando hai bisogno di un qualcosa sei in una sei in una posizione scomoda, no? Perché tutti sanno che tu hai bisogno. Però ci sta anche devi trovare quello che te lo dà. Degli scout, degli osservatori, seconda, tu abbia individuato, come ci diceva Tiziano, anche le piste giuste, non sbalorditivamente care, ecco, costose. Andiamo in pubblicità. Torniamo, e io volutamente l'ho lasciata lì, con la bordata di Bennasera, che ha praticamente, come dire, inchiodato al muro e alle proprie responsabilità. Cialanoglu in casa Milan è amatissimo. Ritrovati, ricordiamo Cialanoglu, lasciato andare via dal Milan, a parametro zero, preso dall'Inter, la differenza, ballava poi €1 milioni. Dal punto di vista di Cialanoglu avrà pensato, se tanto mi volevate per 1 milione, non 25 milioni, potevate tenermi, quindi un po' anche arrabbiato e deluso dal fatto che il Milan non abbia rialzato un pochino l'offerta, è andato a vestire la maglia nerazzurra sciorinando un rendimento straordinario, perché uno degli uomini insostituibili, giustamente, di Simone Inzaghi. Bennasera, altrettanto campione, dovevo dire fondamentale per il centrocampo del Milan, prossimo rientro, che cosa ha detto del suo amico? Sì, l'algerino ha parlato in un'intervista a un canale YouTube, Instant Foot, si è espresso su questo passaggio che ha fatto tanto discutere. Hakan voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo, forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici, ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby. Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento mi sono detto no.
Ero in vacanza, l'ho visto, ho pensato, non può averlo fatto. Personalmente non potrei mai farlo, rispetto troppo il Milan. L'Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà. Non significa che resterò qui per tutta la carriera, ma sicuramente non andrò mai all'Inter. Ah, poi c'è un altro passaggio. Ma non succederà che l'Inter gli offra. Esatto, è questo, forse doveva completare la frase. C'è un po' di Lukaku, c'è un pochettino di Lukaku, bravo. C'è un altro passaggio, inoltre, proprio per chiudere, di Bennacer Socialanoglu, che dice: beh, è vero, ultimamente l'Inter vince derby, ma c'è stato un momento in cui il Milan non faceva altro che batterli. Quindi per un attimo sottolineare che in altri momenti era il Milan a battere l'Inter nei derby, ultimamente sta andando differentemente. Però il calcio. Allora, fatto, ragazzi, Bennacer straordinario, per carità. Come hai trovato queste dichiarazioni d'amore, no? Per il Milan e di critica pesante. Di amore verso il Milan. Dice, se arriva un'offerta, non lo so se arriverò qui sempre, non andrò all'Inter, però dice, non so se resterò al Milan per tutta la vita. Poi bisogna vedere se non vai all'Inter. Ma sì, ma poi che cosa cambia? Cioè, voglio dire, una mancanza di rispetto, sei qua da 4 anni, che sei qua da 40. Poi non se è ti arriva l'Inter o Juve, che cambia? Che cambia? O Arsenal, Manchester, sei un professionista. Io non lo so, poi magari... Tiziano, dimmi, l'hai vissuta anche tu come un tradimento o come una mossa sbagliata di mercato, quella dell'addio di Calhanoglu? No, è una mossa sbagliata di mercato da parte della società, che non deve lasciar partire certi giocatori. Io ti faccio un altro esempio, cioè Donnarumma l'hai lasciato andare a scadenza di contratto, ma potevi fargli l'anno prima un contratto e poi cederlo, perché avresti avuto dei soldi da poter poi investire sul mercato. Certe operazioni si sono rivelate come sbagliate. Calhanoglu è un altro. Calhanoglu sta dimostrando di essere, a parte i 5 gol che ha già segnato anche sul rigore, ma di essere un elemento a centrocampo che sarebbe stato fondamentale e indispensabile per il Milan di oggi. Certo. Eppure io qui dissi questa cosa, sia di Calhanoglu ma soprattutto di Donnarumma, e qui c'erano... degli opinionisti milanisti che mi dissero no, perché è giusto che siamo partiti a zero. Secondo me nel calcio moderno partiti a zero, hai un ottimo giocatore, per esempio, è giusto aver venduto Tonali a 80 milioni, questo sì, ci mancherebbe altro. Però 80 milioni mi dispiace, perché ero legato a Tonali. Dove tutto è business, se tu hai un buon giocatore, un ottimo giocatore, un campione, devi monetizzare, non puoi permetterti per delle strategie societarie sbagliate di far partire quei giocatori a zero. L'Inter ha preso Calhanoglu perché l'ha preso a zero, se no se Milan avesse prendeva i soldi, non lo prendeva l'Inter, lo prendeva un'altra squadra. Va bene. L'Inter l'ha preso perché l'ha preso a zero. Lui è andato all'Inter perché l'errore del Milan. L'astuzia è monetizzare. State parlando di errori. Io credo invece, e questo è il discorso della dichiarazione anche di Bennacer, che almeno io personalmente non so alla precisione cosa sia successo tra il giocatore e la società per andare via poi a parametro zero, perché mi sembra nelle interviste di Bennacer che dice: io ero in vacanza, ho saputo che come alla fine poi, c'è il sereno. Cioè, se io non so il contatto che ha avuto vero tra giocatore e società, che poi è finito, che è andato in scadenza, è andato all'Inter, cioè per dire una cosa, diventa difficile giudicare. Allora io posso giudicare la società che ha fatto andare via Donnarumma e a parametro zero, ma se non so il perché è successo, il mio discorso è quello, diventa difficile sull'errore della società. Io poi non entro in merito sulle situazioni. Ma perché? Perché c'è stato un passaggio di proprietà nell'arco di 12 mesi che ha cambiato tutto il volto societario del Milan. Allora, e la struttura. Il perché è subentrata una proprietà, come dice Tiziano, che ha fatto dell'intransigenza la sua. Allora, quindi il parametro e la richiesta del procuratore di Calhanoglu era un rinnovo a 1 milione di più, ma era oltre il tetto, quindi non hanno voluto fare allora, l'eccezione che poi hanno fatto per Leao. Brava, le eccezioni Giovanna, nella vita esistono per fortuna, se no anche Leao ci salutava. Io non voglio difendere il quindi Milan, quindi potevi farla per Calhanoglu. Se il Milan per Leao ha gestito in un modo e con Calhanoglu in un altro, è che secondo loro in quel momento pensavano così. Sì, certo. Ma sì, ma pensavano così, ma hanno sbagliato alla luce di quello che è il rendimento di Calhanoglu nell'Inter di quest'anno.
Anche uno degli elementi determinanti. Anche se secondo me, allora questo non c'entra niente magari col milione in più, un milione in meno o con chi ha sbagliato. Çalhanoğlu nell'Inter ha cominciato a giocare quando Inzaghi l'ha messo davanti la difesa in un che modo si fece diverso. Male Brozovic, cioè tu dici rende meglio l'Inter, ha fatto il salto di qualità, è cambiato totalmente. Modalità, cioè, di espressione calcistica, un cambio pazzesco rispetto al ruolo che occupava prima, secondo me. È cambiato, non è che prima era scarso, ma però da quando Inzaghi l'ha messo lì è diventato un altro giocatore. E allora, ma è così. Allora vuol dire che sono stati degli errori di anche valutazione tecnici. Di chi era preposto per metterlo in un ruolo piuttosto che in un altro. No, vabbè, del Milan. La valutazione è stata sbagliata perché comunque appunto, per un milione è stata sbagliata. Avete e l'hai detto lasciato andare via convinto che non fosse un elemento è anche importante. A ma il calcio è successo troppo spesso in casa Milan negli ultimi anni. Che sì, al di là che poi. Magari, però, hai un buco a centrocampo, hai avuto la presunzione di non sostituirlo. Sul discorso della frecciata di Bennacer. Sì. Allora, rimaniamo lì. Poi dopo possiamo discutere se ha sbagliato il Milan, ha sbagliato Perché ma dice tutto questo? Quello che stai dicendo, cosa vuol dire? Una chiave di lettura? Perché Bennacer deve dire questo? Perché se lo dice, era amico fraterno, evidentemente ha delle ragioni. Non possiamo mica chiarirlo. Vabbè, ma io posso giudicare e magari non pensare ma come Bennacer. Ma tu non devi giudicare. Come no? Tu esprimi la tua opinione. Ma poi esprimo la mia opinione è un giudizio che do. Ma perché devi dare dei giudizi che non conosci le cose? Di che cosa stiamo parlando? Io leggo le dichiarazioni, non conosco le cose. L'ho letta la dichiarazione. Hai letto le dichiarazioni, ma non hai capito perché capito. Te lo stai chiedendo quali sono i motivi per cui. Ma io sto giudicando le dichiarazioni della Serra. Sto giudicando le dichiarazioni. Ma non è che stiamo parlando di due cose diverse. Io ho fatto una domanda a Tiziano. Ha ragione? Oppure è stata una mossa sbagliata di mercato? È stato un tradimento? O una mossa sbagliata da parte del Milan lasciarlo andare? Da questa mia domanda i due giocatori erano d'accordo mi ha risposto su questo erano come dire innamorati dell'ambiente di rimanere al Milan eccetera e invece come è successo a Donnarumma un altro che era innamorato dell'ambiente Milan come è successo a Tonali gli aspetti economici hanno prevalso al di là dei sentimenti e questo che Bennacer intende dire secondo me le dichiarazioni di Bennacer io ho detto questo perché dico che negli ultimi anni se vogliamo ne possiamo citare mille che baciavano la maglia infatti, e dopo due ore poi andavano, ma sono se fuori la maglia, quando è andato via ha baciato la maglia ma ragazzi Chelsea. Sono fuori infatti le dichiarazioni di Bennacer lui ha detto una cosa giustissima ma io capisco Bennacer perché essendo amico improvviso ha sentito che è passato dall'altra parte del Naviglio, dico rimango così. Abbiamo parlato tutta l'estate di Lukaku, abbiamo parlato tutta l'estate di Lukaku, mai qui, mai là. Io ricordo Capello che pubblicamente mai alla Juve, un mese dopo, nottetempo. Se iniziamo a dire i nomi adesso, finiamo tra tre settimane. Ma scusate, ma Çalhanoğlu era da 3 anni al Milan, neanche fosse la bandiera e il pilone istituzionale del Milan. Che Bennacer a scoppio ritardato dica, anche se su domanda, una roba così forte, mi fa pensare di uno che è in prossimità di rientrare e abbia forse con quell'off to cheek che gioca meglio di lui quando è o comunque è un'alternativa è vero perché non hai un Bennacer che poi ha dato il titolo che tu fai la sviolinata a fare anche il Bennacer avanti. È un altro certo. Ma se rientra Bennacer è insostituibile ma come in quel ti rientra però quindi non facciamo ipotesi però non è una campata in aria. Dichiarazione fuori luogo una sviolinata gratuita al Milan perché è rimasto io non credo che sia Bennacer perché si conoscevano e avevano confidenze dichiarazione di giocatore che sta per rientrare aveva un sassolone nella scarpa e dopo due anni se l'è tolto secondo me non sposta equilibrio sono così amici ma non sa perché è andato via dal Milan dunque non so così tanto amici ma lui l'ha detto non l'ho più visto non l'ho sentito dice no non è possibile ha telefonato bisognerebbe discutere sulla tempistica di questo tipo di esposizione di Bennacer. La domanda sarà stata andresti dopo mai due all'Inter anni. Da lì poi vabbè però io lo capisco perché uno può dire anche io non andrò mai all'Inter dirlo qualsiasi cosa mi offrono sei un professionista ma come fai a dirlo dai secondo me no loro è andato alla Juventus
Sei un professionista. Certo, con una serie di sei un professionista. No, qui cadrà e qui casca l'asino. L'ho messo in difficoltà. No, perché Ferri sarebbe mai andato con una bella sera. Ferri è stata una bandiera. No, all'epoca. È diverso. All'epoca. Rispondimi tu. No, adesso per forza ci no, sono. No, all'epoca, già, all'epoca, all'epoca. Tu, no, all'epoca. No. Viviamo in anticipo in anteprima Juventus-Inter con Alberto Gianbruno e le formazioni. Scopriamone allora, ringraziamo la regia che ci propone intanto le scelte di Massimiliano Allegri, il suo 3-5-2, Szczęsny in porta, Gatti, Bremer e Rugani in difesa, McKenny, anche se c'è un punto interrogativo perché arrivano notizie dall'America non proprio confortanti su di lui, però potrebbe appunto non saltare. Guardate che sorpresissima, Nicolussi Caviglia, questo potrebbe essere il faro del centrocampo contro l'Inter insieme a Rabiot, Kostic e Cambiaso a centrocampo sugli esterni e Ken Chiesa in attacco, il duo per sfidare l'Inter. Vediamo dunque quelle che potrebbero essere le scelte, ricordiamoci che mancano 8 giorni alla partita tra Juventus e Inter, le scelte possibili di Simone Inzaghi, Sommer in porta, il modulo è speculare, 3-5-2, Darmian, De Vrij, Acerbi, Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan a centrocampo con gli esterni Dumfries e Di Marco, in attacco Thuram e Lautaro. Queste potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Grazie Alberto, rapidissimo perché una cosa Osaki. Velocissima, non sono d'accordo con Nicolussi, a seconda del dolore, della sopportazione, vedremo se ce la farà Locatelli. Se non dovesse farcela Locatelli, io credo che può cambiare modulo e quindi lo aveva già detto in una conferenza stampa Allegri, giocare con due soli centrocampisti e due esterni. Non credo proprio che Nicolussi possa diventare l'uomo in cabina di regia, visto che ha giocato 10 minuti in questo campionato a partita praticamente quasi finita contro il Cagliari. Chiarissimo. Le dichiarazioni di Sacchi, fatemele vedere rapidamente in grafica perché noi abbiamo l'antefatto, abbiamo anche se il riferimento, ripeto, alla Juventus e Allegri è già chiarissimo di per sé, però vi riproponiamo questa litigata, vi riproporremo tra poco. Comunque Sacchi in poche parole ha detto che giocare, vincere con i bilanci in rosso è rubare, poi fa proprio, ecco, credo nei valori in un paese che li ha sbagliati, in cui, esatto, che li ha sbagliati, perché la furbizia non è un valore se già non è disonesta, conta solo vincere. Il calcio, i padri fondatori lo avevano pensato come uno sport di squadra offensivo, noi l'abbiamo trasformato in uno sport individuale e difensivo, è un paese dove le squadre sono il rosso di bilancio, alcuni allenatori sono tattici e non danno un gioco, cercano di sfruttare l'errore altrui, allora devono mettere un calciatore di grande valore, vincere con i bilanci in rosso è rubare. Sentite Allegri e Sacchi che cosa si sono detti qualche tempo fa. Non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè Enrico, però se sei per maloso. No! Mi hanno insegnato ad ascoltare tutti, poi decido da chi prendere e da chi non prendere. Anzi, a volte quelli che secondo che io valuto a un certo livello faccio il contrario e quindi mi rimane facile. La domanda di Enrico, partiamo no, da qui. No, non sono disposto a parlare, quindi non faccio Enrico, nessuna domanda. Enrico, la domanda... Quando avrà imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. Ma Enrico, ma scusa, abbia pazienza, ma io rispetto le do, cioè ho risposto solamente a cui ho fatto una battuta, non ci troviamo d'accordo, d'altra parte forse ci sono di Livorno le battute, sì, ma anche adesso, non le capiscono. Faccio il contrario di quello, vabbè, io ti auguro di vincere anche delle coppe dei campioni, tanto che sei lì, dai, lasciamo Arrigo, perdere. Ora sto prendendo la calma, io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta, purtroppo chi non capisce non è colpa mia. Io rispetto tutti, dico solamente uguale, che no, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla e anche stasera perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido ho forse anche un po' più di esperienza per te. Quindi lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che io ho sempre pensato che fosse una persona per bene, una persona educata e anche un buon allenatore. E sono anche
mediamente intelligente. Ecco, ma non sono sicuro. Sì, sì. Però ecco, io credo che dovreste avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera. Invece sei partito arrogante e presuntuoso. Ma ti arrabbi te, Enrico, ma cioè non è che io possa essere d'accordo con te. Ma, se te vedi una partita, te vedo una, ti faccio l'allenatore, ti stai a commentare. Voglio dire, credo che. Enrico, cioè, io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno e ti posso dire che ho avuto dei sì, ma 25 anni fa non c'era anche la televisione. Sì, vabbè, lasciamo stare. Dai, aggiornati, dai. Beh, allora, Sacchi è sempre uguale. È così, è una connotazione, visto che sono passati quasi 10 anni. Però sai che... No, però il riferimento alla Juventus, no, che insomma, fa andare in rossi i bilanci. No, non solo, perché ci sono tante tanti club che hanno i bilanci in rosso. No, non solo la Juventus. Il riferimento di Sacchi. Non si può... mettere il circoletto rosso solo sulla Juve, sono tanti club che hanno dei seri problemi di bilancio. Ma infatti è una gestione, ma anche tante aziende, voglio dire, fuori. Trovo che però, se ci riferiamo Sacchi al veleno, non è una punzecchiatura solo alla Juventus, o solo. Ma lì perché dice che chi gioca difensivo ha bisogno del grande campione, quindi di spendere. Credo che Sacchi dimentica che ha vinto il Milan grazie a quello che gli hanno comprato ai tempi. Società, per esempio, gli comprava quei campioni, non so se tra l'altro tutte queste coppe dei campioni, si parietto che abbiamo visto, insomma, Sacchi grandissimo, però un po' per malosetto, conosce Allegri, lo sa, ce l'ha battuta, non mi sembra che sia stata una cosa così. Quello che girava poi sui social, che a me ha sempre fatto impazzire, è che pare che quella sera sia nata una sorta di macumba in Champions League, e difatti poi due finali Allegri non li ha vinti. Ti auguro di vincere la maledizione del Benfica. Del Benfica famosa, quella di addirittura. Crudeli, cosa ne pensi? Rapidi, dai, poi Ferri, vieni. Chiudiamo così, abbiamo due minuti. Quello che conta è vincere. Io ribadisco ancora una volta, sarò ripetitivo. Il Milan ha vinto uno scudetto con Capello, segnando 35 gol in campionato complessivi e subendone solamente 15. Era una squadra che sapeva difendersi, che faceva un gol e poi non riuscivi più a... 1-0 ed era una squadra tetragona. E tu eri contento, Ferri. È chiaro che se poi c'è anche il gioco Allegri spettacolare, per l'amor del cielo. No, bisogna per forza fare spettacolo, l'importante è vincere. No, fai spettacolo, io sono d'accordo con Riccardo su questo. Puoi fare spettacolo se hai dei giocatori di altissimo livello. Se hai dei giocatori mezzi e mezzi, o uno o due soli, spettacolo. Porti a casa il risultato. Lo spettacolo, se non hai i protagonisti giusti, fai fatica. Porti a casa.